facilissimo prendere la parola dopo aver visto questo filmato con quelle emozioni che si sono, come dire, scatenate, quegli interrogativi, quei tormenti assolutamente ineliminabili dalla difesa, perché il difensore prima di tutto ha, come dire, la sua anima, il suo spirito. Nel momento in cui assume la difesa e svolge il suo compito cercando di essere all'altezza di quelli che sono le sue possibilità, i suoi principi, in quel momento c'è una tensione enorme, e voi la vedete anche come traspare da questo ragazzo, il quale è stato nominato difensore d'ufficio in un processo difficilissimo. E allora lui si sente quasi inadeguato all'altezza del compito che è chiamato a svolgere, e allora chiede consiglio all'avvocato più anziano, il quale dice: tu devi rispondere alla tua coscienza, non ti devi far condizionare. Ecco, questo perché è dedicato a Ettore, perché Ettore è stato questo, è stato anche il racconto di quelli che sono i tormenti interni alla difesa, è stato anche il racconto di quello che significava accettare un incarico e cercare di essere sempre all'altezza dell'incarico ricevuto, di dare a se stesso questa attività. E allora, io ho preparato qualche altro discorso, ma sinceramente il film un pochino l'abbiamo visto insieme con Giovanni, ma un po' come dire, sconvolto l'altra volta, ricostretto un pochino a ripensare alcune cose. Allora, io a questo punto sento ancora di più imperiosa l'esigenza di riprendere alcuni scritti di Ettore per commentarli con voi, come se fosse un incontro che noi facciamo insieme e lui è in qualche modo presente ed è vivo le cose che dice, perché possiamo, come dire, raccogliere il suo insegnamento, possiamo raccogliere le sue tensioni e possiamo comunicarle, possiamo raccontarci questa esperienza umana straordinaria che viene ancora prima dell'esperienza del difensore. Allora, Elisabetta ha letto un passo già molto significativo, ma io ricordo, sono stato per tanti anni in contatto con Ettore e ho quasi sempre, come dire, fin da subito ho letto i libri che lui scriveva, perché erano sempre, come dire, produttivi di grandi emozioni, oltre che di riflessioni. E allora, rivedendoli oggi, io vedo che c'è un percorso della sua esperienza, del suo insegnamento, che è materia viva per noi avvocati. Il primo è, che vi voglio proporre, L'avvocato e la verità, di Piccino della Sellerio. Due punti specifici. Un primo è: difendere è forse, sin dalla prima volta che un uomo si alzò in soccorso di chi stava per essere lapidato o cacciato via dalla tribù, placare l'istinto di parteggiare per il debole, condividendone la sofferenza, ma soprattutto dare attuazione al diritto naturale di un nostro simile di far valere le sue ragioni. Ecco, questo piccolo passo, questo piccolo libro, dice due cose straordinarie. La prima è che la difesa è placare l'istinto di parteggiare per il più debole. La difesa è un atto di altruismo. Avvocato, si diceva prima, qualcuno lo citava, avvocato, colui che è chiamato a, colui che intercede per, colui che si immedesima nel ruolo che svolge perché un altro, per dare la voce a un altro, perché l'altro possa esprimere le sue ragioni. Quindi è intrinsecamente un atto intriso e connotato da altruismo. C'è una preghiera bellissima che dice: Madonna, avvocata nostra, per esaltare la funzione di altruismo, quel profondo nucleo di altruismo che è insito nella funzione difensiva. E dice ancora:
condividendone la sofferenza, perché in realtà come avvocati ci capita spesso di essere a contatto con la gente che per mille ragioni, giuste o sbagliate che siano, soffre. E il nostro compito è quello di ricordare anche noi che siamo a tu per tu con la gente che soffre, e il nostro compito è anche quello di ricordare ai giudici i destini che essi toccano. Un altro passo, anche qui, straordinario nella sua, come dire, essenzialità, dice: nessun avvocato ti rango, e lo si è solo quando le capacità professionali si accompagnino alla lealtà e alla correttezza, violerà mai i canoni comportamentali imposti dalla legge o dalla deontologia, piuttosto perderà la causa. Allora, noi facciamo tanti convegni, tante lezioni, parliamo tanto di deontologia. Parliamo di deontologia come un insieme di regole, ma in realtà la deontologia è la carne viva, è la materia viva. L'avvocato lo deve vivere, non lo deve raccontare, non è un codice, non è un insieme di norme, lo deve vivere. E viene prima di tutto, senza se e senza no, viene prima di tutto. Il risultato, si vince o si perde la causa, non importa, questo viene dopo. Quello che conta è la coerenza con se stessi, la propria coscienza professionale, il rispetto delle regole. E allora è un richiamo a quello che è, come dire, l'essere, non certamente l'apparire. Non conta perdere o vincere la causa, perdere si può vincere, ma quello che conta è essere coerenti con se stessi, rispondere alla propria coscienza e vivere, non seguire le regole, vivere la deontologia, essere testimonianza vigente della vivente della deontologia. L'altro punto, anche qui, è difendere il libro di cui oggi ci occupiamo, ma ovviamente la produzione di Ettore è stata tanta, quindi si tratta solo, come dire, di andare a cogliere alcuni degli argomenti che sono anche più, come dire, affini alla nostra sensibilità, ma ce ne sono tantissimi. Ma che vorrei proporre, anche perché ho visto che ci sono anche coloro che non sono addetti ai lavori, non sono avvocati, ma che credo che possono essere interessati ugualmente da questa profonda vicenda umana, prima ancora che professionale. C'è un punto in cui si dice: la qualità del difensore non dipende, si legge, dalla quantità delle cause da noi trattate né da quelle vinte, dalla presenza nei giornali e in TV, male che purtroppo ci affligge quasi quotidianamente, dal tipo dei nostri processi e dalla relativa attenzione mediatica. Non approvo minimamente gli avvocati che vanno a raccontare la sua loro causa e a difendere alla televisione o davanti ai mezzi di comunicazione, sia chiaro. Dall'importanza e notorietà dei nostri assistiti, dall'eleganza del nostro studio legale, dal numero di colleghi o di dipendenti, dalla nostra dichiarazione dei redditi, dalle vittorie non sempre conseguenti al nostro impegno. Nonostante tutto, nella selva dei numeri di avvocati sgomitanti dipende da noi, dalla fierezza con cui indossiamo la toga, dalla dignità e dal rispetto con cui la portiamo, dalla capacità di sacrificarci per onorarla, dalla fermezza del nostro sguardo nel sostenere la difesa, dalla sofferenza, dall'ansia, dall'angoscia che ci assalgono quando temiamo di non farcela. Quante volte è successo che nelle cause la fatica della difesa, degli argomenti, della memoria, del tenere insieme le cose per cercare di convincere, di porgere al meglio nei confronti di chi dovrà giudicare, quanto tormento, quanta ansia, quanta fatica e quanta sofferenza. Ma questo è il senso vero di essere avvocato. Dallo sconforto dignitosamente contenuto con cui apprendiamo di non avercela fatta, dalla consapevolezza di tutelare le libertà del singolo a garanzia di tutti, dalla grinta con cui ci impegniamo
fino all'ultima impugnazione, anche straordinaria, europea e revisione prevista dal sistema. Dall'emozione con cui ascoltiamo il dispositivo, è il momento della lettura della sentenza. E comunque vada, pensiamo di avere la fortuna e il privilegio di essere avvocato e di rimanere con orgoglio, nonostante tutto. Qui credo che non ci sia bisogno di commenti, perché il senso dell'orgoglio e della fierezza della nostra professione, che vive ormai da tempo periodi di crisi, ma un orgoglio, una fierezza, una speranza è ancora possibile. E quindi Ettore ci consegna un messaggio destinato ai più giovani, ma non certamente solamente a loro, tutti coloro che si cimentano e si cimenteranno con questa ormai così difficile e tormentata professione: rivendicare l'orgoglio e la fierezza si può ancora, anzi si deve, è un atto appassionato di amore per la difesa e della funzione dell'avvocatura. L'abbiamo visto anche nel filmato, come la presenza dell'avvocato è la garanzia della giustezza del processo. Senza la figura dell'avvocato non c'è un processo giusto, non ci può essere un processo giusto. Ma io ancora leggo e rileggo ogni tanto un passo che secondo me, e questo è La giustizia nonostante, un altro libro di Ettore, un passo per me straordinario, che adesso che Ettore non c'è più, risalta ancora di più per tutte quelle implicazioni che c'erano dentro e che in quel momento non si riusciva neppure a cogliere, ma che in qualche modo lanciavano uno sguardo sul futuro. Mi chiedo quanti tra imputati e persone offese abbiano davvero tratto un beneficio dalla mia opera, quanti abbiano colto, sentito la mia partecipazione reale ai loro guai, e cosa ne possano sapere delle mie inquietudini insonni, dei risvegli di soprassalto per la paura di non aver rispettato un termine, delle contorsioni in dormiveglia nell'angoscia che precede una giornata difficile come lo sono tante, dalla tormentata preoccupazione di non essere all'altezza del confronto in udienza con un avversario, avvocato o pubblico ministero, particolarmente tosto, del dubbio perenne sulla capacità di esprimere nella maniera più efficace gli argomenti difensivi, del timore insopprimibile di non ricordarli tutti e quindi della necessità di una scaletta, gli appunti, ma poi del rischio di restare avvinghiato privando di spontaneità e scioltezza la discussione conclusiva. Perché, mi domando improvvisamente, bruscamente, continuo a lavorare? È la prima volta che mi rivolgo, e così brutalmente, una simile domanda. Mi sono sempre detto che l'avvocato, se lo vuole, ha il privilegio di morire con la toga addosso. Se è molto fortunato, non solo metaforicamente. Allora, cos'è questa domanda? Un segno di stanchezza? Devo capire cosa succede al mio interno. Mi viene in mente il Gnosis Auton, conoscete spesso, della nostra adolescenza. Mi rispondo distinto, con quell'orgoglio che, pur rischiando di tramutarsi in superbia, a volte mi ha aiutato a tenere duro. Mi conosco già, sono un avvocato. Non è così. Pur essendo impregnato invariabilmente delle sue liturgie e delle sue funzioni, non solo sono un avvocato, credo, spero. Forse non mi basterebbe, mi dico, nell'ostinata speranza di riuscire a far altro un giorno. Ora, per me questo, e ogni volta mi commuovo nel rileggere, è un po' testamento spirituale di Ettore, perché Ettore è stato grandissimo. È stato grandissimo, un grande avvocato, ha fatto tantissime cose, è stato uno scrittore, è stato un bravissimo scrittore, è stato un maestro di ontologia, è stato tante cose insieme. Ha rivendicato l'orgoglio e la fierezza di essere avvocato, ma non gli è bastato, non gli bastava, voleva essere anche qualcosa di più, voleva fare altro. Allora io, come dire,
una volta mi è capitato di leggere un libro intitolato L'eroe discreto di Mario Vargas Llosa. Bellissimo questo titolo, L'eroe discreto, fra l'altro anche romanzo molto bello. Ecco. Allora io associo questo titolo, questa definizione a Ettore Randazzo. Perché? Eroe. Eroe viene dal greco, viene dalla parola eros, che significa amore, sesso. Significa anche però, nella ricchezza dei significati di una parola greca, qualcosa che ti fa muovere verso, è qualche cosa che ti spinge oltre, è qualche cosa che ti fa superare i confini di quello che è sicuro, di quello che è attuale, di quello che è in qualche modo già consolidato, per andare oltre, nella consapevolezza che poi i limiti non sono mai fissi e predeterminati una volta per tutte, ma sono mobili, e ogni volta c'è un lavorio incessante per spostare sempre più in là l'asticella dei propri limiti. E questo è il senso profondo della conoscenza, è il senso profondo della vita, è il senso profondo di un'attività professionale. Quando noi leggiamo nei nostri codici deontologici, bisogna aggiornarsi, bisogna partecipare alla formazione, bisogna in qualche modo evolversi, migliorarsi, tenersi a corrente. Ecco, questo è il discorso fondamentale. Bisogna migliorarsi. La regola deontologica vera, la deontologia vissuta veramente, è questo. La spinta continua verso il miglioramento. Ma questa spinta continua, oltre i propri limiti che ogni volta uno pone più avanti e pone più in là, è una carica di vita, è una tensione vitale, è qualcosa per la quale tu continuamente sei chiamato a superarla. Ecco la dimensione eroica. Quando dice, dopo aver rivendicato l'orgoglio e la fierezza di essere avvocato, mi dice già immediatamente vuole qualcosa di più, vuole andare oltre. Vuole andare oltre, è un oltre, è un'apertura verso orizzonti non ancora neppure definiti, ma non devono essere definiti prima. Vuole andare oltre. E questo secondo me è un senso, una cosa bellissima, che mi fa sentire, come dire, vivo e presente, sempre ancora Ettore, come femminese continuamente un impulso ad andare avanti e migliorarmi e a superare gli stessi orizzonti che ogni giorno un giorno mi posso porre. E eroe, dicevo, quindi, in questo senso qui, è discreto. Discreto, che è un aggettivo, non banalmente solo quello che si colloca tra il sufficiente e il buono, no? I giudizi che noi pensiamo, magari scolastici, in tante situazioni, discreto, sembra un aggettivo un po' secondario, come dire. Invece discreto è un aggettivo bellissimo, secondo me, è ricco di sensazioni, perché Demotori, sono andato a rileggere, dice che colui che tiene un comportamento discreto, colui che tiene un comportamento tale da non turbare l'altrui suscettibilità. Pensate, quindi che ricchezza d'animo c'è dentro la discrezione. E allora io perché vedo in Ettore non solo l'eroe, ma lo vedo discreto? Perché mi ricordo Ettore con il sorriso che aveva, con cui si rivolgeva la gente, era il suo modo, come dire, di rapportarsi con i colleghi, con tutti coloro con cui veniva a contatto, con quel garbo, quella raffinatezza, quella discrezione, quella signorilità che veramente costituisce una cosa indimenticabile. Ed è veramente non solo una lezione di vita, ma qualche cosa che prende il cuore. Allora, questo mi sentivo di dirlo prima di tutto, perché poi appunto volevo dire anche altre cose, ma l'emozione è stata questa e ha preso il sopravvento e ha voluto dire questo, che secondo me è una cosa straordinaria. Per tornare poi al tema del convegno, il sottotitolo lo vedete, difendere, poi c'è scritto sotto l'avvocato e la verità e la difesa del colpevole, titolo intrigante. Quante volte tutti noi siamo stati posti di fronte a queste domande, ma la difesa del colpevole, che fa l'avvocato? Sembra che l'avvocato è quello che in qualche modo regni contro l'accertamento della verità. Ora io non voglio naturalmente sottrarre spazio ai nostri illustrissimi relatori,
di altissima qualità, di altissimo livello, e voglio qui sottolinearlo, perché non a caso, insomma, non è un caso che siano qui presenti. Sono presenti per testimoniare e rendere onore alla memoria di Ettore e quello che Ettore ha rappresentato. E quindi io, come dire, li ringrazio già fin d'ora per quello che hanno fatto, perché ci consentono di condividere con noi la stessa effetto, la stessa emozione e lo stesso ricordo di Ettore. Allora dicevo, vorrei solamente impostare la discussione. Dobbiamo partire dall'articolo 111, ora ci sono avvocati, ma ci sono anche non avvocati, voglio dire, ricordare. L'articolo 112 dice, quello delle tante battaglie dell'avvocatura, dice: ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità tra di esse, davanti al giudice terzo ed imparziale. Quindi processo di parti che si confrontano dialetticamente. Allora, innanzitutto dice, essere parte è sempre considerato come una partigianeria, una deformazione della realtà, una visione unilaterale, una visione deformata. Sembra quasi che ci sia già un giudizio negativo nel fatto di essere parte. In realtà l'avvocato è una parte del processo, come una parte pubblica. E sa di essere parte, deve essere parte, e io dico, è bello essere parte. Perché? Perché proprio l'essere parte ti consente di difendere e quindi di andare a far valere le ragioni del tuo assistito, e per farlo devi fare un'opera di scavo, di ricerca, devi andare a cercare in ogni processo, ma in ogni individuo ovviamente, quello che può essere o deve essere valorizzato al fine di sostenere meglio la difesa. Questa è la logica dell'essere di parte, e questo fa sì per dire che l'essere di parte è bello, perché bisogna fare di tutto per andare a cercare gli argomenti più favorevoli che possano mettere in buona luce il proprio assistito. Non tocca poi all'avvocato, come non tocca al pubblico ministero, il giudizio, la sintesi, la valutazione. Quella è opera del giudice, ma l'opera del giudice riceve sostanza e alimento proprio dal contributo che gli danno le due parti che si affrontano dialetticamente. E allora è irrinunciabile, così come è irrinunciabile l'accusa, è irrinunciabile anche la difesa, e soprattutto la difesa, perché si ha appunto la possibilità di far valere le proprie ragioni. E questa è anche la nobiltà e la grandezza della nostra professione, perché non è sempre facile andare a trovare, anche nei casi più disperati, più efferati, di andare a trovare qualche cosa, qualche luce favorevole che, se opportunamente valorizzato, può contribuire in qualche modo efficacemente al risultato o comunque allo svolgimento del compito della difesa. C'è addirittura un fondamento, io direi, filosofico, se non addirittura teologico. In ogni individuo non c'è mai o solo bene o solo male. Le cose sono inevitabilmente mischiate insieme, quindi si tratta di saperle cogliere e si tratta di saperle valorizzare. E questa è la funzione dell'avvocato come parte. Diceva Marguerite Yourcenar, nelle Memorie di Adriano, libro straordinario, diceva: non manca un barlume di luce neppure nel più opaco degli uomini. Un assassino suona il flauto con garbo, un aguzzino può frustare, può colpire con la frusta la schiena degli schiavi, e forse è un figlio eccellente. Un idiota può essere disposto a dividere con voi l'ultimo cantuccio di pane che vi resta. Quindi la nobiltà e la grandezza della funzione è quella di saper rappresentare al meglio la parte che appunto il costituente vi assegna e gli affida l'incarico. Ecco l'altruismo di cui parlavo prima e di cui parlava Ettore nel suo libro. L'altro riferimento è: c'è l'avvocato e la verità. Questo concetto di verità, tra l'altro, la verità è una parola che forse è più accusata di tutti, è sempre sulla bocca di ciascuno.
ma ci sono almeno mille profili che dovrebbero essere considerati per quanto riguarda la verità. Però dice, ma l'avvocato non concorre all'accertamento della verità, anzi in qualche modo può remare in senso contrario, perché appunto siccome fa l'interesse del proprio assistito, siccome l'assistito si pensa sempre che sia un indipendente, non sia un tacente invece innocente, ma appunto. Allora, il profilo è questo qui. Il fatto, la verità di un fatto, allora il fatto, una volta che è accaduto, è finito, nel senso che dal punto di vista degli accadimenti fisici della realtà storica, il fatto è finito, è concluso, nel momento in cui si è verificato non c'è più. Quello che il processo penale tende a fare o può fare è semplicemente una ricostruzione ex post, necessariamente susseguente, cioè il fatto è successo e non si verificherà più, dobbiamo cercare di ricostruirlo, ma non possiamo dire che questa è la realtà, è sempre una ricostruzione della realtà. E questa ricostruzione, che non è la realtà, ma che tende ad avvicinarsi il più possibile alla realtà, è appunto, diciamo così, formulata sulla base di ipotesi, sono le cosiddette ipotesi ricostruttive. Queste ipotesi costruttive sono sottoposte al potere di confutazione e di falsificazione, quindi c'è l'accusa, l'ipotesi ricostruttiva, al potere di confutazione e di falsificazione che è proprio della difesa. Quanto più reggono, resistono ad ogni tentativo di falsificazione, tanto più c'è la possibilità, la probabilità, l'elevata probabilità, da più grado più vicino possibile alla realtà vera, che sia possibile. L'unica garanzia è il rispetto del contraddittorio. È solo attraverso il contraddittorio che si raggiungono non la verità storica, perché non c'è più, ma la sua ricostruzione il più vicino possibile alla verità, che è saggiata semplicemente dal metodo del contraddittorio di cui all'articolo 111. Allora, c'è un libro che io amo in maniera particolare, La difesa degli avvocati, scritta da un pubblico attuatore di Paolo Borghi, e dice, quindi è un giudice, anzi è un pubblico ministero giunto presso la Procura di Torino quando scrive questo libro, poi è venuto anche in ancora per raccontarcelo, incontro molto bello, dice, è proprio con il suo essere partigiano, con il suo militare dalla parte e nell'interesse dell'imputato, che l'avvocato contribuisce nel processo a meglio cercare la verità. Quindi, nel momento in cui parliamo di verità, in cui parliamo di accertamento della verità, dobbiamo capire in questo processo qual è il ruolo che l'avvocato deve svolgere. Questo è il punto che io consegno ai nostri creatori, perché possono sviluppare questa cosa. Vi ringrazio.